Martedì 7 luglio, ben trovati con l'informazione di Cilento Channel. Benvenuti ad una nuova edizione del nostro TG Estate. In apertura, Agropoli, la prossima settimana l'ospedale civile di Agropoli si riapre. Questo l'annuncio del governatore della Campania Vincenzo De Luca nella consueta diretta Facebook della scorsa settimana. Ad oggi, martedì 7 luglio, i cittadini di Agropoli e non solo sono in attesa della riapertura del nosocomio agropolese, ma ripercorriamo nel primo servizio di oggi gli annunci del nostro presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, proprio in merito alla riapertura dell'ospedale civile di Agropoli. Vediamo. Per l'ASL di Salerno, ospedali minori, Rocca d'Aspide, Vallo, Oliveto Citra, Polla, Eboli, Sapri e fra una decina di giorni Agropoli. Devo dire che fino a qualche giorno fa tutti i sindaci erano preoccupati. Ma che fate? Ci mettete l'ospedale per il coronavirus? Adesso lo chiedono tutti quanti. È l'Italia. Prima le paure irrazionali, adesso hanno capito che metti l'ospedale dedicato significa che se hai pazienti che hanno difficoltà polmonari si salvano la vita. Bisogna sempre. Vabbè, questo è il piano della regione per quanto riguarda la situazione ospedaliera. Abbiamo completato qualche altro ospedale, voglio fare un riferimento all'ospedale di Agropoli, dove c'è sempre qualche imbecille che dimentica che quell'ospedale era stato chiuso con le catene. Ho fatto vedere un'altra trasmissione le immagini delle porte chiuse con le catene. Noi lo abbiamo riaperto, abbiamo fatto lavori per avere un ospedale Covid, abbiamo attivato la rianimazione dal mese di giugno. Riapre l'ospedale, riapre il pronto soccorso, abbiamo realizzato la rianimazione, cioè non è un pronto soccorso da DEA di secondo livello, ma è un pronto soccorso con la rianimazione. Avremo soccorsi di radiologia 24 ore su 24, i laboratori aperti, la possibilità di aiutare di fare week surgery, di recovery per una settimana. Abbiamo i posti letto necessari anche perché auspicabilmente nel periodo estivo avremo un raddoppio della popolazione nei comuni costieri. Questo tour non finirà a Castellabate, ma proseguirà ad Agropoli proprio per andare a visitare la struttura ospedaliera. Ecco, in tanti cittadini si chiedono l'apertura. Vogliamo dirlo definitivamente che l'ospedale a giugno riaprirà e sarà nella rete dell'emergenza con tanto di assunzioni di personale infermieristico e medico? Ma credo di averlo detto 200-300 volte, ma insomma Non è vedo mai che siete tanto. un po' distratte qui. Andremo all'ospedale di Agropoli perché, come sapete, abbiamo fatto i lavori per le sale operatorie. Siamo pronti, stiamo procedendo in questo momento alle assunzioni di medici, di radiologi, di anestesisti, perché nel mese di giugno apriamo il servizio 24 ore su 24 per radiologia, il laboratorio di analisi. Fino alle 8 di sera per cardiologia, abbiamo la possibilità anche di fare week surgery, cioè di ospitare per pochi giorni anche nella residenza ospedaliera nostri pazienti in collegamento con il DEA di Vallo della Lucania. Insomma, stiamo preparando al meglio anche la struttura ospedaliera, preparandoci come sempre nei luoghi turistici ad un raddoppio della popolazione. Ecco, quindi è doveroso Presidente, prepararsi una per data. tempo. Come? Una data. Chiedete al direttore generale, la data non ve la posso dare perché stiamo facendo le assunzioni in questo momento, può essere un giorno prima, un giorno dopo, ma nel mese di giugno apriamo sicuramente tutto.
Stiamo lavorando per aprire l'ospedale di Agropoli a fine giugno, come ci siamo impegnati a fare. Ricordo che era stato chiuso nel 2013. Lavoriamo, visto che siamo ormai in un contesto di sostanziale normalità, anche ad aprire ospedali. Apriamo la prossima settimana l'ospedale di Agropoli. E dunque ci auguriamo che entro questa settimana, come annunciato l'ultima volta e quindi la scorsa settimana dal governatore della Campania Vincenzo De Luca, l'ospedale civile di Agropoli possa davvero riaprire le sue porte ai cittadini di Agropoli e del Cilento. Continuiamo con le notizie. Sono stati effettuati altri 450 tamponi, isolati i residui 17 casi positivi per i quali è in corso il trasferimento nelle strutture sanitarie Covid. Il focolaio al momento spento, si rende così possibile alla mezzanotte di quest'oggi eliminare la zona rossa. Come da ordinanza resta l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto per gli abitanti di Mondragone, dichiara il presidente Vincenzo De Luca. Sugli ingressi invece in Italia occorrono controlli rigorosi, sottolinea. Si è per esempio verificato l'arrivo con un volo diretto New York-Roma di un cittadino campano, risultato positivo solo dopo i controlli cui è stato sottoposto, arrivato a destinazione dopo aver viaggiato anche in pullman e in treno. Si segnalano inoltre casi di arrivi di cittadini dell'est, tra cui braccianti e badanti, in assoluta promiscuità a bordo di pullman senza nessun controllo efficace. In relazione a qualche altro caso di positività registrato, continua il governatore della Campania, è bene ricordare ai medici di famiglia di non sottovalutare situazioni in cui il paziente presenta sintomi e di sottoporlo al tampone. Si rilevano comportamenti che segnalano un pericoloso rilassamento generale. In queste condizioni, conclude il presidente Vincenzo De Luca, il rischio è che non arriveremo neanche a settembre, quando potremo essere costretti ad affrontare l'anno scolastico in condizioni gravissime. E dalla regione Campania ci spostiamo nel Cilento, precisamente a Montano Antilia. Dopo gli ultimi avvenimenti legati al Covid-19 accaduti in Campania e anche nel Cilento, l'attenzione è massima da parte dei sindaci per evitare arrivi rischiosi nei propri comuni. Ha fatto infatti scalpore il contagio dell'uomo arrivato a Croccadaspide direttamente da New York, nonostante la sua carica positiva al virus. Per non creare una situazione simile, questa volta a Montano Antilia, il sindaco Luciano Trivelli ha fatto un annuncio riguardante una coppia proveniente dal Brasile in arrivo nel paese cilentano. Lo scrive sul suo profilo Facebook: essendo il Brasile uno dei paesi più colpiti a livello mondiale dal coronavirus, per dare sicurezza ai cittadini l'amministrazione ha adottato tutte le precauzioni del caso. I coniugi di Chiara Trivelli verranno posti tempestivamente in quarantena appena giungeranno in paese e successivamente presso il proprio domicilio effettueranno il tampone a cura dell'ASL. Sulla situazione arrivi in Campania, come abbiamo poc'anzi letto, e generalmente in Italia, molto critico è stato anche il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Ci spostiamo ad Agropoli. Con l'estate in pieno corso sono tante le presenze finora nella città e soprattutto nel fine settimana la movida aumenta a dismisura, ma sono aumentate a loro volta anche le lamentele e denunce dei cittadini e dei turisti in un'Agropoli poco curata in cui manca la pulizia e la manutenzione, dove il senso di civiltà spesso lascia spazio al degrado.
Segnalazioni di situazioni di disagio in città sono quotidiane riguardanti strade, piazze, così come l'incuria di Agropoli Vecchia. Uno dei luoghi più discussi però è Piazza delle Mercanzie, scenario della movida agropolese che spesso resta in condizioni pessime dopo le serate del sabato sera in particolare. Le segnalazioni di cumuli di rifiuti per tutta la piazza e del degrado in cui viene lasciata sono tante. C'è rabbia per uno dei luoghi più in vista di Agropoli. Segnalata anche la presenza di ratti e blatte per le strade, una manutenzione poco precisa in tutte le zone della città. L'amministrazione comunale si è attivata intanto per svolgere interventi di pulizia dopo le critiche ricevute, ma queste situazioni si ripetono un po' in tutta la cittadina e sono legate soprattutto all'inciviltà delle persone, sulla quale l'amministrazione però non può intervenire se non multando chi crea questo scempio nella splendida città agropolese. Ci fermiamo qualche istante per dare spazio alle offerte commerciali. Restate sintonizzati, a tra poco. Le tisane di Zara. Prendersi cura di te è un'ambizione sana. Vai sul sito letisanedizara.com e scegli tra i tanti prodotti disponibili. Facebook Le Tisane di Zara. Info 333 90 26 266. Da oggi puoi prenotare online su www.bccbcc.it una videoconsulenza che ti consente di dialogare con la tua banca ed evitare di recarti in filiale. Usa Relax Banking per l'operatività sul tuo conto corrente H24. Centro polifunzionale Elysium, piscina semiolimpionica, palestra, centro fitness con attrezzi di ultima generazione, pizzeria con ingredienti genuini e selezionati, sala bar. Centro polifunzionale Elysium, via Lento, Agropoli Salerno. Info è elysiumforyou.it. Risarcimenti Italia, dal 1995 al fianco di chi ha subito un danno. Aiutiamo e tuteliamo i nostri clienti per fargli ottenere in tempi rapidi il risarcimento al quale hanno diritto. Risarcimenti Italia, via Mattine 5, Centro Le Torri, Agropoli Salerno. Villa Franca, a Domignano Scalo, per consentire a persone anziane di vivere in un ambiente controllato e protetto. Assistenza sanitaria 24 ore su 24, svolta da infermieri professionali. Villa Franca, via Cerreta 27, Omignano Salerno. Il gruppo Riflessi, con esperienza ventennale nell'abbigliamento e la profumeria, vi invita a visitare la nuova sede in via Mattine ad Agropoli. Abbigliamento uomo-donna per tutte le taglie, profumeria fornitissima delle più grandi firme. Gruppo Riflessi, abbigliamento e profumeria, via Mattine, Agropoli. Prodotti locali e nazionali di qualità e a prezzi molto convenienti. Non è una favola per bambini, è MD. MD. Passione, tradizione e competenza. Buona spesa Italia! Ben ritrovati in studio con la seconda parte del nostro notiziario. Riprendiamo sempre da Agropoli, convocato per il 14 luglio. Questa sarà la data del prossimo consiglio comunale del comune di Agropoli e dunque convocato in seduta ordinaria dal presidente Massimo Laporta alle ore 18 presso l'aula consiliare. Saranno vari i temi affrontati con i consiglieri d'opposizione pronti ad interrogare la maggioranza sulle principali tematiche. Il consigliere Agostino Abbate interrogerà il sindaco Adamo Coppola su spese correnti del personale ed entrate extra tributarie, sull'attuale configurazione delle spiagge libere e sulla delibera di giunta comunale numero 130 del 26 giugno 2020. La consigliera invece Gisella Botticchio porterà all'attenzione del vice sindaco, assessori e consiglieri comunali alcune questioni come il porto, l'ospedale di Agropoli, la baia di Trentova, il settembre culturale ed i lavori pubblici della città agropolese. Infine Mario Pesca tratterà con il sindaco e l'assessore D'Arienzo l'argomento riguardante i percettori del reddito di cittadinanza, ma parlerà anche dei progetti di risoluzione della Posidonia spiaggiata e del tanto discusso autovelox. La seconda convocazione del consiglio è fissata per il giorno seguente, 15 luglio, sempre alle ore 18. Ora ci spostiamo a Castellabate, organizzazione spiagge e servizi in città. Lo Schiavo, il capogruppo d'opposizione, è critico verso l'amministrazione. Ascoltiamo l'intervista telefonica.
L'estate è arrivata, ci ritroviamo con un paese turistico che ha dei notevoli ritardi per quanto riguardano la balneazione, per quanto riguarda soprattutto l'infrastruttura a supporto della diportistica e non solo del porto di San Marco di Castellabate. Ho cercato di far presente all'amministrazione comunale di come alla data del 6 luglio i sacchi di juta che dovrebbero rappresentare i segni a posto per ogni singolo ombrellone ancora devono essere posizionati lungo tutto il litorale, di come per il terzo anno consecutivo viene annunciata la passerella che collegherà Santa Maria con San Marco, di come il distributore carburanti nello scalo tecnico è chiuso in attesa di una nuova gara d'appalto che non sappiamo quando sarà bandita, con quale scadenza, di come il travel lift, lì fermo, in 10 anni sono stati bravi a gonfiare soltanto gli pneumatici, ancora siamo in attesa di un piano economico gestionale che possa rilanciarlo nonostante 2 affidamenti che non hanno prodotto nessun risultato. Quindi un quadro sicuramente non edificante per un'amministrazione comunale che cerca di apparire sempre impeccabile quando c'è da fare comunicati stampa ed interviste. Oramai tutti i cittadini del comune di Castellabate hanno imparato e conosciuto questa passerella che dovrebbe collegare, lo ribadisco, Santa Maria con San Marco. Sono 3 anni di fila che riescono ad annunciare questa opera pubblica. È bene ricordare che hanno speso in 3 anni circa 50.000 euro, ogni anno buttano a mare migliaia di euro, ogni anno incaricano una ditta per un'opera pubblica che non è arrivata mai a San Marco. Ecco, questo è quello che ho rappresentato nel mio post rispetto ad una programmazione superficiale che fa perdere lavoro, che crea disagi alla diportistica, alla cantieristica del nostro territorio. Ed ora ci spostiamo nel Vallo di Diano. Un fondo da 40 milioni di euro è stato stanziato per il sostegno economico e sociale a favore dei comuni particolarmente colpiti dall'emergenza sanitaria, ma finora esclusi dagli aiuti. Ascoltiamo la nostra corrispondente. Un fondo da 40 milioni di euro è stato stanziato per il sostegno economico e sociale a favore dei comuni particolarmente colpiti dall'emergenza sanitaria, ma finora esclusi dagli aiuti. Ieri pomeriggio è stato approvato in Commissione Bilancio alla Camera dei Deputati un emendamento al decreto rilancio, che all'articolo 112 prevedeva lo stanziamento di fondi a tutti i comuni dichiarati zona rossa, ma con una clamorosa rettifica in Gazzetta Ufficiale ne aveva lasciati fuori alcuni, tra cui quelli campani, quindi anche Atena Lucana, Oletta, Caggiano, Polla e Sala Consilina. La modifica di ieri è servita a rimediare all'ingiustizia della esclusione e prevede lo stanziamento di fondi speciali, riconoscendo così pari rispetto a tutte le realtà da nord a sud dichiarate zona rossa, sia con provvedimenti nazionali che regionali. I soldi saranno ripartiti con decreto dei Ministeri dell'Interno e dell'Economia e Finanze entro 30 giorni dalla conversione del provvedimento, tenendo conto sia dei comuni diventati per almeno 15 giorni zona rossa per contenere il contagio, esclusi in un primo momento dal decreto rilancio, sia di quelli particolarmente colpiti per numero di contagi rispetto agli abitanti accertati al 30 giugno. Vi rientrano i comuni salernitani del Vallo di Diano e Tanagro, quindi Atena Lucana, Oletta, Caggiano, Polla e Sala Consilina, oltre a Ariano Irpino, Lauro e Saviano, dichiarati zona rossa nel corso della prima fase pandemica. Tutti saranno ricompresi tra i beneficiari del fondo speciale. La somma verrà erogata a fondo perduto direttamente agli enti, che possono utilizzarla per sostenere imprese, attività e famiglie. Ancora pochi istanti di pubblicità per noi, a tra poco con la terza ed ultima parte del nostro notiziario. Fisiomedica, fisioterapia, rieducazione posturale globale,
misura e prenotazione plantari ortopedici, ozonoterapia, tecar e laser terapia, elettroterapia antalgica, ecografie e visite specialistiche. Fisiomedica, via Nitti 1, Agropoli Salerno. Per ogni tua esigenza di spostamento, Cilento Rent. Noleggio auto, furgoni, scooter, biciclette, minibus da 7 e 9 posti. Cilento Rent. Ad Agropoli, Capaccio, Castellabate. www.cilentorent.com. Scegli BCC Aquara, la tua banca vicina, affidabile, conveniente e cooperativa. Da 42 anni al servizio di imprese e famiglie del territorio. BCC di Aquara, sede amministrativa sulla strada statale 18 a Capaccio Pestum. Le tisane di Zara. Prendersi cura di te è un'ambizione sana. Vai sul sito letisanedizara.com e scegli tra i tanti prodotti disponibili. Facebook Le Tisane di Zara. Info 333 90 26 266. Focus Point fa la differenza. Grif delle migliori marche. Riparazione occhiali. Pronta consegna occhiali graduati da vista e da sole. Controllo gratuito della vista. Centro applicazioni. Lenti a contatto. Focus Point. Via Alcide De Gasperi 22, Agropoli Salerno. Santo Mauro, azienda leader nel settore dell'edilizia con 2000 metri quadrati di showroom, i pavimenti e rivestimenti delle migliori marche, vasta scelta di arredo bagno, rubinetteria, igienici e accessori. Santo Mauro, materiale per l'edilizia, Capaccio Scalo Salerno. Psicofisico, studio di nutrizione e benessere, dottor Andrea Ricci, biologo nutrizionista. Si effettuano piani nutrizionali personalizzati. Studio di nutrizione e benessere, dottor Andrea Ricci, pagina Facebook, studio nutrizione e benessere. Convergenze, internet, phone, TV, energie. Ben ritrovati ad Agropoli. Domani mercoledì 8 luglio e venerdì 10 luglio è in programma la consegna della bandiera blu 2020 alle strutture balneari del territorio agropolese. Domani a partire dalle ore 9 la consegna avverrà agli stabilimenti posti tra il Lido Venere e il Lido Tre Conchiglie, stessa ora venerdì al Lido Azzurro al Furano, quindi area portuale e strutture poste presso la baia di Trentova. Restiamo sempre ad Agropoli, il circolo di Legambiente Stella Maris, con il sostegno, l'accompagnamento e l'assistenza qualificata del Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Salerno Sodalis, CSVS, ha organizzato dal 21 al 29 luglio ad Agropoli un campo di volontariato rivolto a ragazzi di età compresa tra i 12 e i 17 anni. L'attività rientra in una vasta azione provinciale promossa da Sodalis, denominata Campi di Volontariato 2020, che prevede l'organizzazione durante il periodo estivo di 21 campi di volontariato a favore di minori ed adolescenti. L'azione è resa possibile grazie alla volontà e alla determinazione di più di 40 organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale e al coinvolgimento di enti pubblici, organizzazioni private e liberi cittadini che a titolo volontario hanno deciso di collaborare donando parte del loro tempo. Il campo di Agropoli ha come obiettivo orientare ed educare i ragazzi ai valori del volontariato, in particolar modo nel campo della tutela, della valorizzazione, della fruizione del patrimonio naturale del Cilento. Gli adolescenti saranno impegnati in molteplici attività, tra le quali segnaliamo trekking ed escursioni in canoa, durante le quali saranno effettuate la pulizia dei sentieri, delle spiagge libere, della costa e del mare, monitoraggio dei rifiuti abbandonati e segnalazione di eventuali smaltimenti illeciti. Conoscenza del territorio e principalmente della flora e della fauna di pregio, individuazione delle specie esotiche sul sentiero da Trentova a Tresino, segnalazione di maltrattamento degli animali, insomma una bella iniziativa di Legambiente Agropoli Stella Maris. Ed ora un servizio realizzato dal nostro corrispondente da Cannalonga, Daniele Romualdi, che riguarda la Santa Messa che si è svolta in occasione della traslazione dell'effigie della Madonna del Carmine dalla Cappella alla Chiesa Santa Maria Assunta e poi la consegna delle targhe ricordo ai parenti della signora Tomeo Francesca per i suoi 100 anni. Vediamo il servizio.
Mi trovo a Cannalonga presso la chiesa di Santa Maria Assunta in occasione della traslazione dell'effigie della Madonna del Carmine che come ogni anno dalla cappella viene portata qui in chiesa per iniziare le novene. Quest'anno particolare emozione nonostante le rigidissime norme Covid. In compagnia della signora Lucia Garifalos, una delle componenti del consiglio parrocchiale volontaria, ministro straordinario dell'Eucaristia qui a Cannalonga. Allora, signora Lucia, grande appuntamento oggi, come da tradizione, la traslazione della statua dalla cappella qui. Quindi ci prepariamo alla festa e lei ha fatto un bel racconto, una bella storia in merito anche alla tradizione qui. Certamente sarà in forma un poco più contenuta, non ci sarà la banda musicale, l'attrazione pirotecnica sarà un po' più contenuta, però non so se ci saranno bancarelle e le giostrine che sono l'attrazione poi per i più piccoli. Comunque certamente la nostra devozione è sempre grandissima e sarà proprio, come ho detto pure prima in chiesa, l'occasione per ringraziare la Madonna sempre della sua protezione, chiederle aiuto come madre amorosa e a farci superare eventuali difficoltà quotidiane e a superare dei momenti di difficoltà che si possono presentare, momenti di angoscia, di sofferenza, e quindi tenerla sempre vicino a noi. Diamo appuntamento a tutti quanti per i festeggiamenti, diciamo tutte le sere, però il 16 con la Santa Messa trasmessa dalla piazza. Da martedì le novene e poi il 15 i vespri e il giorno della festa la prima messa alle 8:30 e poi in piazza la messa solenne. E ci spostiamo adesso a Salerno. Il sindaco Vincenzo Napoli cala di 10 punti rispetto al precedente sondaggio, ma comunque si attesta al 15° posto nell'indice di gradimento dei primi cittadini secondo la classifica stilata dal Sole 24 Ore. Ma ascoltiamo tutti i dettagli nel servizio della nostra corrispondente da Salerno. Attenzione puntata sui fine settimana sulla movida, la repressione e la prevenzione in alcuni punti strategici della città di Salerno. Saranno attivate azioni coordinate con tutte le forze dell'ordine per garantire la sicurezza della città. E l'impegno assunto questa mattina, ancora una volta a conclusione del tavolo del Comitato per la Sicurezza che si è tenuto in prefettura, alla presenza del prefetto Francesco Russo, del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e dei comandanti di tutte le forze dell'ordine. Col prefetto abbiamo parlato di aspetti generali, naturalmente. Ci sono i problemi dei fine settimana anche dal punto di vista viabilistico, perché ricominciano i grandi transiti sulle nostre strade per la costiera, per il Cilento, e questo è un ulteriore problema dal punto di vista strettamente viabilistico. Insieme al prefetto e alle altre forze dell'ordine presenti al tavolo della sicurezza abbiamo ribadito l'esigenza di una concreta collaborazione, che di fatto già c'è stata e c'è, tra le varie forze per fare sistema e condurre una campagna di dissuasione e di repressione, laddove necessario, di alcuni aspetti negativi della nostra movida. Ho raccontato al prefetto le nostre preoccupazioni per quanto riguarda alcuni luoghi cospicui della nostra movida, ad esempio Piazza Abate Conforti, che si addensa di giovani e giovanissimi, Piazza Piercamillo Gloriosi, nella zona orientale, a Torrione, ed altre località che sono sotto, che voi conoscete molto meglio di me. E abbiamo chiesto che lì ci sia una, come dire, un'attenzione particolare, anche per fare delle azioni localizzate e circostanziate che possono servire come fatto esemplare e per fare in modo che si diffonda un'immagine di una città tutelata e sorvegliata che dissuada chi intende fare traffici sbagliati dal farli.
E con il servizio dedicato alla città di Salerno andiamo a chiudere l'edizione del TG Estate. Vi ringrazio come sempre per essere stati con noi e vi do appuntamento ad una prossima edizione del nostro telegiornale. Grazie e buona continuazione con i programmi televisivi di Cilento Channel.